Allora. Sar, terzino destro. Mamma mia. Mamma mia. Per Koresh. Ah no, c'è ancora un bitrate rosso, ma che cacchio sta sopra? In realtà non è male, boh. Mamma mia, l'infortunio di Castelli ci è veramente costato caro. Ah, è vero, dice che è iniziata da un minuto, ma che cacchio è tornato? Che cacchio è successo? E Bustos non l'ho ancora acquistato. Ho messo Sarri in panchina. Che però potrebbe giocare in realtà titolare la prossima perché Velasco è a pezzi. Anzi, mettiamo subito Sarri per Velasco per la prossima partita. Anzi, vediamo come ci arrivano. Vediamo come ci arrivano. Troppo presto. Avremo bisogno di un attaccante, però. Come cavolo facciamo? È che in panchina che abbiamo. Se va giù un attaccante, che mettiamo su? Questo? È impossibile. Questo, tra l'altro, fa. Vabbè, il difensore centrale. Questo? Bruno? Sarr sarebbe meglio anche come attaccante, paradossalmente. Mi serve un attaccante. Poli è orrendo. Eh sì. Ci serve un attaccante. Purtroppo devo prendere Bustos. Devo prendere Bustos. Anche a me fa schifo, lo devo prendere. Ah, niente. Il giocatore è attualmente in prestito da un'altra squadra. Molto bene. Devo andare sugli osservatori. Merda. Chi è il migliore? Questo, come osservatore. Dici, dici, attaccante. Ah, non posso fargli un'offerta adesso. Non posso prenderlo. Siamo agli ultimi minuti dell'ultimo giorno di mercato, ragazzi. E io non posso andare a prendere un giocatore così. Questi non gli posso fare offerte. Ah, lo metto nell'hub e si può fare? Ok, allora ci pensiamo. Beh, intanto seguilo e mettilo nel lab. Ok, non lo sapevo. Allora ci serve un attaccante assolutamente. Vediamo dove c'è più verde negli attaccanti e tanti saluti. Bustos. Ugo Duro. Con questo nome non lo voglio. Allora, vediamo un po' in Francia, in Germania, in Inghilterra. Abbiamo proprio. No, abbiamo un osservatore discreto. Andiamo a vedere in Inghilterra se abbiamo qualcosa. Mbeumo potrebbe non essere male. Potrebbe non essere male. Ok, Bundesliga. Questo potrebbe non essere male, maledizione. Porca miseria, non lo so, boh. Raspadori.
Ho sentito nominare Raspadori. Sembra grosso. Gioca nel Watford. Scamacca. Non mi sembra il top. Non mi sembra il top Scamacca. Pandev è vecchissimo. Andiamo nel lab mercato. Allora, Bustos non ci interessa. Abbiamo Nino. Suarez. Luis Javier Suarez. Mbeumo, che mi sembra molto forte, forse. Mbeumo mi sembra un bel giocatore. Bucard mi piace meno. Raspadori. Non è male. Provo Mbeumo. Provo Mbeumo. Che gioca nel Brentford. Vediamo cosa succede. Quanto volete, ragazzi? E qua io rischio che loro si alzino. Offro 5 milioni? Mi mettiamo la clausolina simpatica? Vediamo se si incazza o... Ok, si sono offesi perché gli ho offerto troppi soldi. Vogliono 900.000? No, aspettate, ma che cazzo mi hanno chiesto? Ah, vogliono galli. Vogliono galli, vogliono galli, vogliono galli. Scusate, 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 scusate. Vogliono galli più 900.000, controfferta. Ma che cazzo? 7 milioni. Sette milioni. Dai. Vediamo. Ok, è stata una calata di braghe. Molto bene, molto bene. Questo non ci può credere che le abbiamo dato 7 milioni. Bene, 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 bene. Bene. Bella per Mbeumo. Trattiamo per lo stipendio settimanale. Ha visto un bel mondo Mbeumo. Ruolo squadra, turnover va benissimo. Ok, 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 ok. La durata del contratto ha 22 anni, quindi glielo possiamo fare anche lungo. C'han 3 anni. Cinque, facciamo 4. Ma perché poi... Oh, state sereni, Ho già pagato il cartellino. Ok, 4 anni va bene. Boh. Gli offriamo 35? A 26k di stipendio base, come fate a saperlo? Allora gli offriamo 26. Hai ragione, Cituk, hai ragione.
Gli offro 26k così. Vediamo se accetta o se accetta. Ok, senza bonus, yeah. Beumo è stato discreto. Con Beumo siamo andati un po' meno, abbiamo calato un po' meno le braghe, eh? Un po' meno le braghe. Pleticosa. Ok. Quindi bene, bene, bene. Le cose stanno andando bene. Adesso abbiamo un Beumo da aggiungere alla panchina che in realtà è un 72, no? Se ne sta buono in panchina. Al posto di Kuiper. Abbiamo dei panchinari decenti, dai. Con Sark sicuramente giocherà, molto probabilmente giocherà la prossima partita. E quindi siamo sereni. Siamo in strarosso. Ma non saremmo una squadra di calcio se non fossimo in strarosso. Ma perché non ho budget stipendi? Cioè, cosa vuol dire budget stipendi zero? Ho 542.000 di stipendio. Cioè, io dovrò matchare quel 542, no? Cioè, il budget stipendi, purtroppo, dovrà raggiungere 542.000. Cioè, io devo fare così. Ah, il budget rimasto che posso usare. Ok, ok, allora non ci interessa neanche in realtà. Avanza. Mi fermo qui. Totale speso oggi 200... Elias Greco per 23.000. Elias Greco. Cosa vuol dire? Ma chi è Elias Greco? È un mio giocatore. Io in squadra ho Elias Greco. Ma è sicuramente un titolare. Non esiste che io tocchi Elias Greco. Merda, è il difensore centrale. Vabbè, sicuramente gli darò Elias Greco, guarda. Ma non esiste proprio. Cosa sto facendo? Ok, pensavo di non aver salvato. Porca miseria. Non voglio, non rispondo. Faccio lo gnorri. Era quello che era partito in attacco, tra l'altro facendo una bella cosa. Possiamo per piacere skippare e andare avanti. Ho ghostato lo Sporting, non sarà buono per i nostri rapporti. Sì, sì, gli acquistati ci sono, li abbiamo già messi dove andavano messi. Cosa vuole? Ritirata l'offerta per Greco. Buono. Senza Greco possiamo veramente andare a zappare. In realtà abbiamo fatto quello che dovevamo fare e noi siamo già a posto. Velasco per 8 milioni e 7, quasi quasi, no, ci serve. Cioè, ghostiamo anche il Porto. Maronna. Queste sono le spese totali, non solo nostre. 800 milioni. Skip. Ho appena saputo che la squadra Aston Villa ha presentato un'offerta alla formazione Tottenham per il prezzo di Skip. Ah, perché era uno degli osservati... Garrido, no? Beh, dobbiamo tenerla sta gente, c'è poco da dire. Andiamo avanti. Galli, no? È l'infortunato. Galli è l'infortunato. No. Oh.
Reso conto della squadra primavera ci piace molto. Ci piace molto, perché qui abbiamo delle scommesse per il futuro. Aubrey, che è ancora una pippa colossale, ma ha prospettive straordinarie. Kent, portiere, vabbè, lì ci interessa di meno. E anche Nesbitt, volendo, è già un 53, però è ancora presto. Speriamo che vadano bene i ragazzi, c'è poco da dire, non è il momento adesso. Nessun nuovo messaggio. Vediamo l'allenamento. Scenario offensivi campione, mettiti in mezzo. Sai che ti dico? Simula tutto, che mi sono belle che rotto le balle. Grazie. Avanza. Galli me lo devi lasciar stare. Simula. Sì, va bene, per forza. Ah, qui dei giocatori ci sono stati svelati. Sì. Reina e compagni, li andremo a vedere quando ci interesseranno. Adesso non c'è il mercato aperto e vorrei andare dritto per dritto a giocare. Andiamo comunque a vedere che allenamento. Metti che c'è un allenamento facilotto, va bene, dai. Simuliamo. Bene. Non si gioca più a calcio in questo gioco di calcio. Dove siamo primi in classifica con il Milan e la Roma, attenzione. Vediamo. Tra un po' siamo a Milano. Lì voglio proprio vedere che squadra siamo. Simula. La mia curiosità di vedere di cosa si tratta. Vai, Simone, che se ne importa. Non c'è più Lukaku. Ragazzi, questa notizia è straordinaria. Veramente non c'è più Lukaku all'Inter. Ciao. È veramente una grande notizia. Facciamo il salvotto prima del massacro. Onesto. Ah, ragazzi, Lukaku era l'incubo. È al Chelsea. Vabbè, e allora. Chelsea aveva capito che con Lukaku si vince. La Inter, Bolognina. Perché mi metti il cursore lì, che non è mia intenzione? Vai! Velasco è in forma, quindi va benissimo che sia titolare. Siamo tutti belli freschi. E abbiamo Mendes, abbiamo Szoboszlai. C'è Ivanek, lo sapevate che c'è Ivanek nella squadra? Io no. I deboli sono Garrido, che fa veramente schifo. Velasco, che fa veramente schifo. Galli, però, non mi è dispiaciuto. Il Tucu Correa, era quello di prima. Speriamo che il Tucu non ci punisca. Ci siamo, ovviamente il virologo, certo. L'acquisto di questo giocatore è arrivato il giorno più importante, Coman. Quello del debutto, la prima verifica del campo. San Siro. Siamo a Milano, San Siro, spalti gremiti, pubblico delle grandi occasioni. Per il Bolognina. Pierluigi Pardo e Lele Dani prontissimi per il commento. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. E ci sono i bug in sto gioco, anche per i salvataggi, merda. C'è tensione nell'aria e non Inter contro i Trojans della Bolognina, dai mo. Di sicuro, però, stiamo per assistere a una merda, raga. Prima squadra forte che affrontiamo. Oh. Però se non ha Lukaku, forse non è più così forte. Boh. È ancora forte l'Inter. Intuisce le intenzioni e ferma il passaggio. Jesús Correa. Mi ha lasciato lì. C'è la respinta sul tiro. Bravi ragazzi, un po' lungo. Palla che resta in campo, ha dovuto impegnarsi fin qui. Ehi. Riflettori puntati su Coman, appena arrivato dal mercato. Il tecnico aveva chiesto un esterno veloce. Ma bella sta cosa che è cambiata rispetto al passato, col giocatore che cambia, il giocatore interessato al pallone se il pallone è troppo lungo. Mi è piaciuta molto questa cosa. Questo ragazzo ha grandi qualità tecniche, secondo me può rivelarsi l'arma in più che mancava a questa squadra. Oh no, mi ha dato il centrale. Scusate. Jesús Corona, crossa verso il centro. Intervento così così, occhio. Ho sbagliato tasto, gli ho quasi fatto fare un rigore. Palla ancora per Eriksen.
può essere il gol del vantaggio. Stavo facendo uscire il portiere, non so se l'avete notato. È incredibile come gioco di merda. Palla deviata e intervento decisivo. Barella si supera il portiere. Merda, ragazzi. Merda, siamo esperti. In una frazione di secondo. Secondo me va bene sta difficoltà, va bene, perché già mi stanno mettendo in difficoltà. Quindi... dopo le goleade, ragazzi, forse occhio abbiamo trovato. Intercetta il tiro. Ma insomma, riusciamo a uscire. Da dimenticare, colpo di testa che finisce lontano dalla porta. Che occasione, Pier. Ho veramente fatto di tutto per farli segnare. Va bene. A metri lungo l'out. Szoboszlai. Prova con questo filtrante, può nascere qualcosa. Avrà gestita male. Vediamo cosa fa ora. Comoda. Il grande palcoscenico di San Siro ci mette un po' di pressione. Diciamoci la verità. Inter. Dai. Allora? E ci lascia lì. Porta palla. Dzeko. Tiro deviato. La conclusione al volo. Costa veramente MVP della vita. La mette in mezzo. Ancora. No, vabbè, ma chi è quest'uomo? Veramente incredibile. Puro istinto e salva risultato. Occhio al cross di Eriksen. Boh, ragazzi, stiamo prendendo le botte. Stiamo veramente prendendo le botte. Fischi per il Bolognina, che in effetti non si sta comportando bene. Vabbè, che il tifoso interista, giustamente, dovrebbe essere contento che non ci stiamo comportando bene. Riceve Szoboszlai. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. E questo è un portiere. Quindi abbiamo anche un portiere che para dall'altra parte, non più i soliti pippari totali. Bravo. Bene. Abbiamo capito che questo è un livello più alto, eh. Occhio al corner. Sicuro il portiere. Però nitida occasione, eh. Qua si fa un torello, lasciamo perdere. Eriksen. Calvert-Lewin. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Dio. C'è spazio per il traversone. No! Intervento da manuale. Ma io dico! Gli effetti personali, si ricorda di non lasciarli? Ecco. Avete capito? Importante. Bravi, ragazzi. Riceve Szoboszlai. Mi sono allungato come un beota quel pallone. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki-taka. Eriksen. Inter vicino all'1-0, ma occasione sprecata. La difesa ringrazia, era certamente... Ci stanno graziando, ci stanno veramente, che qua Costa non era pronto, poveretto. Cambia risultato a San Siro, subito Milano. Prima rete della partita per il Milan. Ma non è vero, siamo noi a San Siro, vergognatevi. Conclusione deviata che non ha. Ma sta gag. Si sblocca dunque il match, 1-0 dopo 31 minuti di gioco. Dopo 31 grazie. Minuti di gioco, ma è veramente a San Siro ci siamo noi, ragazzi. Non so quanti San Siro ci sono, ma non credo più di uno. Giro palla prolungato in attesa. Ah! Ho avuto paura, l'ho fatto esterno. L'intenzione era buona, eh. Ha esagerato con la Rebic, no, non me lo ricordo. L'abbiamo già incontrato in precedenza. Ma lì, chi è primo in classifica in Italia? Non c'è la Juve, mi pare. C'è il Milan? Non mi ricordo, raga. Cioè, ogni tanto vedo su Repubblica che c'è scritto, ma non so. So che il Bologna ha vinto delle gran partite questa. Il Parma? Il Parma è ancora in Serie A? Jesus Corona. Jesus Corona può portarsi in vantaggio.
Ah, zio mio. Il Napoli. Ci vorrebbe Arcas veramente. Ragazzi, stiamo prendendo, c'è poco da dire. Non riescono a spazzarla, non è finita. Costa. Se la cavano. Mamma mia, che schifo di giocatori. Vabbè, non importa. Szoboszlai. Bravo. Guadagnano metri Troia. No! Scusate. Manteniamo la calma. Sfuma il contropiede. Buono il recupero difensivo. Pallone fuori con grande contropiede. Merda. Barella. Novità subito, San Siro. Ma San Siro siamo noi. Beh, è una vergogna sta cosa, ragazzi, aggiustatela. Punteggio che ora è sul 2-0 dopo 2 minuti di gioco. Porca Trojans. Fallo da rigore. L'arbitro sarà rigore per l'Inter. Buono. Levetta destra. La gente che prega. Passaggio importante del match. E c'è il gol. Con sicurezza ha battuto il portiere. Rivediamo la trasformazione del pen. L'ha calciata bene. Nulla da fare per il portiere. Parabilissimo, ma ho sbagliato direzione. C'è poco da dire. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Allora, a Milano con l'Inter, col Bologna ci sta a perdere 1-0. Cioè, poteva essere un 4-0, ma proprio tranquillo con tutti i tiri che hanno fatto. Milan e Inter giocano in casa entrambe, va bene, miracolo a Milano. Andiamo. Inter è chiamata a confermare il buon primo tempo, situazione di vantaggio all'intervallo. Calvert-Lewin. Coman. Eriksen. Minchia, ragazzi. Sono dei tiki-takari anche loro? Fanno un gran possesso sti qua dell'Inter. Greco. Mendes va via. Mamma mia, lì c'è un puzzone. Trojans che prova a salire. Ma non dargliela subito, Dio! Ma io cosa devo fare per avere un passaggio di prima? Pregare la Madonna? Probabilmente sì. Funziona. E molti pensavano fosse soltanto un rumor di mercato. Beh, Lele, si sbagliavano perché Lemar... Ma il rumor di mercato è che nessuno muove il culo in sta squadra di merda. Questo è il rumor di mercato, raga! E loro sono stati bravi a muoversi tempestivamente e a battere la concorrenza. C'è il cross. Porter. Ma qua oramai, cioè, quando vedo Costa così tranquillo, ragazzi. Aggiornamento sul match del Napoli perché ha cambiato qualcosa. Sentiamo. Prima rete della partita per il Napoli. Per il Napoli. Lorenzo Insigne. Il portiere non è riuscito ad... No, vabbè, fate schifo, incredibile. Una vita per liberarsi del pallone. Punteggio che ora è sul 2-1 quando sono trascorsi 54 minuti. Merda, non me ne frega un cazzo di quella partita, però. Fanno girare palla alla ricerca del varco giusto. C'è un bel giro palla, niente da dire. Metri per avanzare. È mezz'ora che sto cercando di passare sto cazzo di pallone, porca miseria. Vabbè. Dio, sta Inter che tiene la palla. Fa bene. Una prima frazione di gioco la sua che si è chiusa senza grandi acuti, ci si aspetta di più da uno come lui nella ripresa. Ha corso parecchio senza combinare granché, Pierre, nessun gol a referto. E poche occasioni degne di nota. Io immagino che avrà voglia di rifarsi nella ripresa. Addio, quanto faccio schifo, porca miseria, ho sbagliato. Intercettato. D'Ambrosio. Pallone per De Vrij. Succede, ragazzi, questo Inter è enorme, cioè tengono prova troppo sto cazzo di pallone. Passami la palla. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Ed è gol determinante la deviazione della traversa. Gol della traversa.
Sì, è bellissimo. Mi piace un casino FIFA quest'anno. Mi piace veramente un casino. Molto, molto più bello. Molto più bello. Palla che ha superato la linea di porta. Come ci lo so, Cituk, grazie. Il problema è che questi se la straallungano e prima di averla nel piede l'hanno già persa. Bel gol, ma ci sta, ci sta. Cioè, il risultato che ci sta, ma soprattutto perché l'Inter sta giocando bene. Che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. È una squadra superiore come qualità dei giocatori, a mio avviso. Noi non siamo qui per giocarci il campionato, Inter e Real Madrid. Quindi non facciamo tanto i fighi. Soprattutto particolare la magia, il fascino che solo queste sfide sanno regalare, non è uguali. Jesus Corona. Palla per Dzeko. Ottimo il recupero, riconquista palla. Non può fallire, attenzione. E c'è il gol, prestazione superlativa, tripletta per lui. Non si può però fare una cosa del genere. Dio, devo spazzare sta cazzo di area, devo spazzare sta cazzo di area. Non siamo l'Olanda di Cruyff. Devo spazzare sta cazzo di area, incredibile. C'è stato un gol che riguarda il Napoli, sentiamo com'è cambiata la situazione. Seconda rete della partita per il Napoli. Rete firmata dal giovane nigeriano Osimhen. C'è stata una deviazione. No! Che ha ingannato il portiere mettendolo fuori causa. Annichiliti dall'Inter. Quando intanto i minuti trascorsi sono 71. Grazie, ci sta, però sono contento perché così percentuali di possesso palla. Non devo alzare il livello di difficoltà. Stanno facendo quello che vogliono. Gli avversari non sembrano in grado. No, vabbè, assurdi, ragazzi. E il portiere dice di no. E non ho spazzato l'aria. Un altro match che nessuno vuole perdersi è in arrivo qui su EA TV. Ma non è possibile sto passaggio. La ricerca costante del gol. Mi piace, eh? Sono sicuro che anche i nostri giocatori non resteranno delusi. Coman. Eriksen. Mi lasciano sempre sul posto. Coman. Brozovic. Brozovic. Dzeko che è solo. Prova a calciare. Super. Io provo a prendermi un altro rigore. Brozovic. Coman. Prova a sorprenderlo. Ma Dio! Dzeko. Palla che esce di poco sulla traversa. Un vero peccato, Pier. È un massacro, andiamo a vedere i cambi, va. Che abbiamo gente importante in panchina. Iniziamo a togliere gente, tanto non, partita assolutamente strapersa, non ci interessa insistere in altro modo. Vorrei togliere in realtà Szoboszlai, ma non ho un vero cambio per Szoboszlai. Farò l'orrore, metterò Bruno, vabbè andiamo proprio a straperdere, ma non ce ne frega un cazzo. Facciamo giocare Sar, no? Gli avevamo promesso di farlo giocare. Sulla sinistra non ho nessuno da mettere, no. Mettiamo un attaccante qua, mettiamolo per Galli, che cazzo. Ah, vabbè, fantastico, va bene così. Quando entra Bruno, tu sai che la partita è finita. Bruno è solo garbage time, eh. Aggiornamento sul match del Napoli perché ha cambiato qualcosa, sentiamo. Ma basta sto match del Napoli, Dio. Gol per il Napoli. Rete che porta la firma di Lorenzo Insigne. Doppietta per lui. È mancata la giusta copertura da parte della difesa. Alla fine è stato un gioco da ragazzi battere il portiere. Rete che fissa il risultato sul 4-3. Il cronometro segna all'84esimo. Grazie, puntuale come sempre. Mi togli sto giocata, posso skippare? Cosa hai sentito? Cambio. Assurdo. Che giocata di Bruno finché non è inciampato su se stesso. Jesus Corona. Jesus Corona. Jesus. Il Niño Maravilla. Il Niño Maravilla. Io voglio sapere chi cazzo è il Niño Maravilla. Coman. Brozovic. Madonna se sono bravi. E c'è il gol e la partita a questo punto sembra assolutamente chiusa. 4 gol di distanza. La messa fin di traversa. Ah, oh, ragazzi, dopo tante vittorie, insomma, il campionato una sola, ma insomma. Sarebbe finita alta.
È andata così. 0 è partita che sembra ormai in cassaforte. Oh, raga, però io capisco il morale, però si può provare a fare un'azione di gioco? No, vabbè, incredibile, ma dai, vabbè, allora passiamolo agli avversari. Squadra totalmente disunita, questi ci stanno massacrando, ragazzi, è un massacro. Suggerimento troppo profondo, pallone direttamente al portiere. E Dio, muoviti, Costa, dai. Vabbè. Non c'è più tempo, signore, dunque il match. Trasferta Mara per la formazione ospite, che torna a casa senza punti. E questo è un KO pesante. Hanno sbagliato completamente l'approccio. Nelle prossime ore servirà un'analisi. Dzeko. Au. Intervista del dopo partita. E non ho visto. 22 tiri a 4, 142, 106 passaggi completi. Hanno dominato in tutto. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Una bella partita. Ha lasciato a desiderare. Tiriamogli sul morale. Non è facile ambientarsi in una nuova squadra. Szoboszlai. Dai, su, su. Sapeva se sarebbe stato un match difficile. Ho visto la quarta prestazione dei suoi giocatori. Reagiremo. E anche Szoboszlai gradisce il reagiremo. Che cosa non ha funzionato? Sono più forti loro. Non siamo riusciti a giocare il nostro calcio. Non abbiamo pugnato. L'assiduo pugnare non è stato molto rispettato. Proprio detto thank you. È andata male, è andata male. Ci stava a perdere con l'Inter. Certo, un 4-0 fa male. Resoconti vari che abbiamo a disposizione, ma adesso non è il momento di pensare al mercato, adesso bisogna pensare, spero, a giocare. Vabbè, la squadra è stremata, ma post partita ci possa. Vediamo una classifica un po' più realistica. Siamo quarti a 6 punti, in realtà non ci va ancora male, però vorrei vedere tutte le squadre con lo stesso numero di partite giocate, quindi è presto ancora. Avanziamo, ricarichiamo le batterie, andiamo a vedere questo allenamento. Lo simuliamo, avanziamo. La prossima è a Verona. Ok, nella rosa. Vediamo l'allenamento. Molto bene, questo è buono. Riposo. In casa col Verona. Sovrascriviamo. Questa è una partita da vincere, ragazzi. Vediamo l'ufficio che cosa ci dice. Questa è veramente una partita da vincere. Raspadori e altri. Ritirata l'offerta per Galli, va benissimo. Qui voglio rivedere il Bolognina che abbiamo potuto apprezzare nelle prime due partite di campionato e anche in Coppa Italia contro il Crotone. Voglio vedere un Bolognina assiduo pugnare o pugnare. Pugnare, immagino. Però sarebbe bello pugnare, assiduo pugnare. Il Verona non è male, cazzarola. Vabbè, in classifica come messo? Allora, noi siamo quarti, ma in realtà a pari merito con Lazium e Cagliari. Il Verona è 18esimo. Certo, il nostro quarto posto è ancora un pochino mendace. Dai ragazzi, su. Su, 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 su. È tra gli osservati speciali quest'oggi. 3 gol nelle ultime 3 partite, ma 0 nell'ultima. Padre già in campo, si attende solo il fischio dell'arbitro. Ma piove sempre nella Bolognina, piove sempre. Noi che siamo una squadra tutta di fino, sempre la pioggia abbiamo. Oh, giocare a calcio, ragazzi. Nessuno si muove. I Trojans! Eh sì, c'è tensione nell'aria, devo confermare. Devo confermare perché abbiamo necessità di un buon risultato. Entusiasmante e ricca di emozioni. Da non perdere.
subito fare schifo. Palla vagante. Ma non hanno creato niente. Barak. E Burattin. Madonna, cosa ho appena detto, potenziale. Mi vergogno. Bravi, bravi, bravi. Queste cose con l'Inter non le facevamo, Ma pressano tutto campo il Verona? Faranno fatica a tenere tutta la partita così, però. Se poi fanno gol. Hanno ragione. Ma era pressing clamoroso del Verona? Pallone è uscito. Nostro. Mi chiedono la linea. C'è stato un gol nel match che riguarda il Bologna. Andiamo a sentire. Merda, anche il match che riguarda il Bologna. Gol siglato dall'austriaco Marco Arnautovic. Decisiva la deviazione che ha reso vano l'intervento del portiere. Si sblocca dunque il match 1-0 quando sono trascorsi 8 minuti. Questo la butta fuori, capiamo subito lo spessore degli avversari. Possiamo per piacere muoverci. Occhio, può crossare. Va per vie centrali. Dovevo tenerla bassa, sono stato, non ho ancora fatto un colpo di testa da quando questa squadra esiste. È tra i protagonisti certamente più attesi. Lo so, però ragazzi, sarà tra i protagonisti più attesi, qua si rischia l'omicidio. Ecco il biglietto da vista. Questo pallone preso. No, perché uno non mi può fare delle corse così e pensare che io lo lasci correre. Partita molto tesa, molto fisica, molto nervosa. Non è una partita per le eccellenze tecniche, purtroppo. Non che la nostra squadra brilli particolarmente, ma insomma. Dunque l'azione l'attacco. Ma ci leviamo dal cazzo? Ma questi pressano a tutto campo forever? Confido nel loro calare sulla distanza. Interessante il tocco verticale. Trova bene la profondità. Sbam! D'Agostino? Yes, bravissimo lui a indicare il passaggio. Mi è proprio piaciuto come l'ha indicato e mi sono voluto fidare. Bella per Gigi Dug. Sappiamo di poter contare su di lui. Bell'inserimento, difensore orrendo, molto bene. Ho incrociato. Bene. Oh, il Bolognina arriva del gol, perché insomma era un po' che non mettavamo il pallone in rete. Magari si Bravo qui il difensore. Mamma mia, preso il pallone, non era neanche un difensore. Fallo di reazione, direi quasi. Ammonito Barak del Verona. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Pallone invitante. Può far male da lì. C'è la pioggia, non sto scherzando, è bello perché si sente proprio il pallone si impantana, diciamo. E non era facile. E davvero si sente fisicamente, bello. Adesso non ricordo come era l'anno scorso, però questo gioco mi sta molto 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 piacendo. Piace da matti il gameplay di questo FIFA. Ci sono metri a disposizione. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Palla in out, si ripartirà con un calcio d'angolo. Accidenti, questo non me l'aspettavo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Ehi, beh. Appoggino al nostro Costa, va bene. Ok, ragazzi, ripartire. Va bene. Dai, dai, no, io ok, culo, è quello che volevo fare fin da subito. Non riusciamo a giocare di prima di velocità anche per il campo pesante. Purtroppo il campo pesante a me mi rompe veramente il cazzo, perché vorrei giocare di fino. Occhio che il Verona ci creda, che cazzo ho premuto. Un intervento che vale come un gol. Sì, sono d'accordo. Sono proprio d'accordo, questo è stato un grande intervento difensivo. Avanzano i Trojans. Madonna, mai l'avete data a chi volevo darla. Non così in profondità, cazzo. Aspettate, fate salire gli altri, Dio. Avanza col pallone tra i piedi, traversone al centro, deviazione di testa senza particolari problemi per il portiere. Il Verona non la vuole perdere sta partita. Non ha avuto nessuna difficoltà a intervenire. A metri per andare sulla fascia.
Ma Dio! Ma levarsi dalle balle ogni tanto. Cos'era il mio compagno che lo ha preso? Va. Non vedo un cazzo, grazie. Giocata interessante per il compagno. Bravo portiere, era già uscito di suo, bravissimo, bravissimo il portiere. No, l'online non lo tocco più, mi sono rotto i coglioni, mi fa solo che incazzare. A tempo e spazio per il cross. Per quanto non sia assolutamente andato male l'anno scorso, anzi. Però non preferisco fare la carriera. Occhio al contrapiede qui. Bravi. Occhio qui alla ripartenza. Pallone in aria, ma nessuno ne approfitta. Colpa mia. Ho sbagliato malamente. Ci stanno molto, molto in realtà mettendo sotto, a dire la verità. Simeone. Per fortuna sono delle pippe colossali. Yes, bello, bravissimo. Szoboszlai, nuovo acquisto, fortemente voluto. Bella corsa, bel tiro. Bravo. Prima rete di Szoboszlai. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Con tutto che ho battezzato questo modulo, non so neanche se ne sono poi così convinto. Forse potremmo allargare il rombo. Vediamo. È che non mi piace lavorare sui cross, anche perché di testa non la prendo mai. 45 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. Però forse 2 CDC. Sono belli anche quei moduli lì. Vabbè, vedremo. Assente Hongla, non ha giocato bene. Gli altri risultati anche a metà partita non ce ne può fregare di meno. Andiamo avanti, ma vedo già della stanchezza importante. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Buoni risultati a finora. Cioè, se portiamo a casa questa vittoria, vabbè, l'Inter ci ha massacrato. Caprari. Per il resto riusciamo assolutamente a concretizzare contro avversari alla nostra portata. Questo vuol dire fare un bel campionato. Giovanni Simeone. Occhio al tiro. Ribatte il difensore. C'è la possibilità della ripartenza. Bravissimi. Guadagna metri. Bravissimi, ci stava il gol. Ce lo saremmo meritato, però vabbè, ci sta che ci sono anche gli avversari. Bella azione di brutto, voglio rivedere. Vabbè, solo il finale. Questa veramente però è una brutta scarpazzata. Però questa azione mi è piaciuta. Il Tottenham ha spazzato via le voci che si erano rincorse sull'ultimo acquisto. È arrivata l'ufficialità, la conferma del contratto. Lo stavano seguendo già da un po' di tempo ed era uno dei nomi segnalati ai dirigenti proprio dal tecnico. Ma di cosa stanno parlando? È un ottimo acquisto, Pier. Serviva un giocatore in grado di alzare la qualità della rosa. A noi di brutto. Prova a venire avanti. Gran palla qui per il compagno. Ho chiesto l'impossibile. Occhio, può crossare. C'è la respinta qui. Sto giocando leziosamente, dando per scontato che il risultato sia acquisito. Si può pentire. Mi chiedono la linea. C'è stato un gol nel match che riguarda il Bologna. Andiamo a sentire. Seconda rete della partita per il Bologna. A segno il gambiano Musa Barrow. Difesa inguardabile nell'occasione. Ha potuto prendere indisturbato. E siamo sicuri che il tecnico non sarà affatto contento. Punteggio che abbiamo qualcuno? 2-1, quando sul cronometro se ne sono andati 5. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Costa. Abbiamo sempre questo gran portiere, ragazzi. Sempre questo gran portiere. Che tutto incredibile, Pier. Qua il Verona meritava.
Non lo so, Teodred. Forse l'ultima che hai detto. Allora è un po' troppo molle. Allontana il pericolo. Cos'è venuto fuori? Una partita che sicuramente non vorrete perdervi live qui su EA TV. Mi aspetto molto. No, non lì la fascia, ma è colpa mia. È colpa mia, ho dato l'indicazione sbagliata. Dando per scontato che sarebbe stato comunque sulla fascia, invece perché? Simeone. Occhio al pallone filtrante. Miracolo del portiere. Qua stiamo soffrendo, Qua stiamo soffrendo moltissimo. Il Verona ci sta mettendo sotto, parecchio. Facciamo dei cambi. Allora, Velasco soffre molto. Mettiamo Sar. Non ho un vero sostituto per Szoboszlai. Perché Galli ha un punto esclamativo? Ah, perché è leggermente fuori ruolo. Vabbè. Siamo messi male, a dire la verità. Dimes per Mendes, classicone. Molto peggiorativo, ma facciamo riposare Mendes. Bruno. Quando Bruno vede il campo, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Non dovevo mettere Bruno. Scusami, volevo mettere Beumo. Facciamo così. Eccoci qua. Crossa nel mezzo. Portier. Conclusione okay, di testa, okay. Palla alta di poco sopra la traversa. Beh, di poco. C'è andato vicino qui, l'alzata solo. No, non c'è andato vicino, ragazzi, non esaltatevi, che è la cosa meno pericolosa che hanno fatto in sta partita. Grazie. Mamma mia, il pressing! Ottima lettura. Cerca il lancio lungo. Verona, giustamente. All'attacco. Simeone! Ragazzi, ci sta andando di culo e ancora una volta è stato Costa. Incredibile, per me pallone d'oro. Pallone d'oro Costa, ragazzi. E mi lascia passare così? Grande calcio protagonista sulle frequenze di EATV con questo match che promette spettacolo. Entrambe hanno giocatori in grado di fare... Non così! ...di un calcio votato all'attacco. Kalinic avanza a caccia di spazi. Vediamo cosa inventa ora. Ma difendere in sto gioco è sempre un fottuto incubo. Grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Eh sì, ma il portiere è veramente fantastico, c'è poco da dire. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa. Stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco. Il giro palla è perfetto. Vedino forte. Bombo, com'è che si chiama? Pochi passi, il portiere ha salvato tutto. Che riflesso pazzesco. Vediamo. L'avevo visto già dentro io. Bravo. È il figlio del Ciolo. Pensa a te. Quello me lo ricordo di brutto. Azione che sfuma. Io so che di testa i miei attaccanti non sono un granché, perché proprio non abbiamo mai una speranza. Riesce a tenerla in gioco. Barak. Simeone. Giovanni Simeone. Recupera bene il pallone. Bravi ragazzi. C'è la possibilità della ripartenza. Può girare il pallone. Attacco che spunto. Buon lavoro di Ferrari. Porco. Porco. Devo poi imparare a mettere quegli schemini in partita. Andate in difesa, andate in attacco. Un po' alla volta dobbiamo evolvere. Incredibile. Incredibile che il Verona non abbia fatto un gol in sta partita, ragazzi. Ne hanno veramente avuto. Ma occasione, a dir poco. Ci sono novità intanto per la partita che riguarda il Bologna. Sentiamo. Terzo gol per il Bologna.
Gol siglato dall'austriaco Marco Arnautovic. Doppietta per lui. Decisiva la deviazione che ha messo fuori causa il portiere. 3-2 il risultato. Ho sbagliato pulsante, vaffanculo. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Vabbè, incredibile, quello voleva essere un tiro, vaffanculo, incredibile. Vabbè, il 2-0 ci va bene, però allucinante buttare via un'azione così. Sto ancora tirando alla PES. Ancora 3 minuti. Cioè, ancora mi viene da tirare alla PES. Non un grande passaggio, in effetti. Telecamera? Grazie. C'è spazio davanti a sé. Sbeh, bravo. Era già ero contento, già. Già ero contentissimo. Ma come ne è uscito alla grandissima? Molto bene. Pallone in mezzo. Non ci prova neanche a saltare l'attaccante, giustamente. Gigi Dag non vuole sporcarsi l'acconciatura. Il numero 9 mi dà l'idea che possa non essere un gran difensore. E infatti è Galli, molto bene. Kalinic. Segnale di chiusura del match. Buono. Di casa. Hanno disputato una buonissima gara. Punteggio che riflette la differenza di valore in campo. Si è vista una squadra ampiamente superiore. Ma veramente no, veramente no. Il Verona poteva fare ben più di un gol. Ben più di un gol. MVP il portiere. Bravo, come al solito. Difensore, recupera un buon pallone. Secondo tempo hanno dominato. Costa. Appare sempre tantissimo alla fine. 11 tiri a 9, 107-89. Non c'erano un po' più di dati oltre a questi? Ah, ecco, mi sembrava. 52-48, 11-9. I gol previsti, ma pensa te. Contrasti, 20 intercettazioni, le parate. I falli li hanno fatti loro, gli angoli li hanno fatti loro, per lo più. Sì. Partita molto equilibrata. Non siamo di un livello così superiore al Verona, eh? Adesso vado a Magna, infatti. Fate bene, infatti ho visto prima che sono a mezzogiorno. Mi sto intrippando, molto bello. E facciamolo. Intervista con Hidetaka. Grazie per averci concesso questa intervista. Pensavo di vincere, veniva considerato sullo stesso livello alla vigilia. Abbiamo difeso molto male, inutile che... Abbiamo giocato male, sfruttato. I giocatori hanno dato tutto, dai, per il morale della squadra. Forse un po' presuntuosa è risultata la risposta. Atteggiamento della sua squadra nella ripresa. Abbiamo meritato. Mettiamola così. Tre punti importantissimi. Caprari è stato meglio in campo della fila avversaria. Ok. Non è stato facile. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande. Ok. Non così interessante questa conferenza stampa, queste domande finali. Vediamo in ufficio che succede. Programma di crescita di Greco. Ha raggiunto i livelli fede aspettando a lui. E anche John Balai. Cosa succede quando un giocatore raggiunge le bazze? Greco è un 80. Piano di crescita. Ha finito di crescere. Anche John Balai. Stopper. Ha finito di crescere. Az. Vabbè. Diciamo che sono al massimo del loro potenziale. La squadra viene valutata 91, ma per la felicità, immagino. Aspetta che avanzo il giorno di recupero. Vita. Salviamo. Ok, guys, benissimo, bello. Mi sono molto divertito, bella mattinata calcistica, vi ringrazio per aver seguito. Ragazzuoli, andiamo a pranzare, non smettere mai di crescere. Ci vediamo non so quando, sicuramente lunedì alle 15, nel caso non ci vedessimo prima. Fate un buon pranzo anche voi,
Nel caso, buon weekend. Ciao ragazzuoli.